La settimana scorsa vi ho fatto un svuoto alla spesa, questa volta voglio farvi un svuoto alla spesa di Coro, quindi alcuni dei miei prodotti preferiti che vi super consiglio. Iniziamo con queste cose che ho davanti. Allora, sul sito di Coro potete trovare veramente di tutto, da alimenti per la dispensa, per cucinare, per la colazione, per lo snack, per preparare veramente qualsiasi cosa e divertirvi in cucina. Ecco, io una cosa che apprezzo tantissimo è che ci sono sempre degli alimenti un po' nuovi, un po' particolari, che mi stimolano a volerli provare e a provare nuovi gusti, nuove ricette, per cercare di mangiare sempre più variegato, vario e non sempre le stesse cose. Ad esempio, qui abbiamo della purea di zucca già fatta e con questa l'anno scorso avevo fatto un sacco di ricette, poi avevo fatto un video, adesso ve lo linko qua, 5 ricette con la zucca, tra cui l'hummus di zucca che voglio assolutamente rifare. È una purea già pronta, serve per cucinare, non da mangiare così perché non è assolutamente castagnosa, ma è super comoda. Mostarda, questa io non l'ho mai acquistata al supermercato, anche perché non saprei neanche dove trovarla. Questa è super al naturale, è infatti acqua minerale, semi di mostarda, aceto e sale. È un po' piccantina, molto piccantina, e io la uso per impanare, cioè praticamente, non lo so, la fettina di pollo, mostarda, un po' di fiocchi d'avena, fiocchi di cereali e in forno. Ragazzi, meraviglioso, cioè è un ottimo legante, ma si può anche consumare così perché la mostarda è la base di tante tante salse che io dovrei studiare perché non è che sia proprio bravissima con le salse, però insomma si può utilizzare anche lì. Altra cosa che sapete, io adoro il tofu di Coro, quello mandorle e semi di sesamo. Meraviglioso, meraviglioso, hanno fatto una nuova ricetta, quindi è anche affumicato, prima non lo era, buonissimo, super consigliato rispetto al tofu naturale. Poi abbiamo granaglie varie, diciamo che potete trovare fiocchi di qualunque tipo, anche fiocchi soffiati, ad esempio il farro soffiato, il grano saraceno. Io, come sapete, sono un amante dei fiocchi d'avena perché gusto terra on fire. E quindi sicuramente i fiocchi d'avena sono tra i cereali che più prediligo. Qui ho preso dei fiocchi d'avena baby per fare i porridge e io li adoro troppo, troppo, troppo. Hanno un gusto che proprio è il mio gusto e adoro. Sempre rimanendo in tema di cose che adoro, parliamo un attimo di cocco. Coro adora il cocco, bravi, perché ne hanno di tutti i tipi, dalla farina di cocco al cocco in scaglie, quindi il cocco rapé, da non confondere con il cocco in scaglie che potete trovare sia già tostato oppure più bianco da tostare. Ecco, una cosa che vi consiglio è prenderlo già tostato, cioè da tostare a senso se lo utilizzate magari come topping in una torta che poi mettete in forno e si tosta. Però se lo utilizzate magari come topping di una colazione che non passa in forno e che viene consumata direttamente così, vi consiglio di prenderlo già tostato perché il cocco così, non tostato, non sa di niente. Quindi è gusto perso. Quindi mi raccomando, se volete consumarlo già tostato oppure questo, tostatelo 3, neanche 30 secondi in friggitrice ad aria già calda ed è pronto. Basta. Spostiamoci su altri miei ingredienti vegani super preferiti, che sono il mix di falafel già pronto, comodissimo, a base di farina di ceci, ovviamente. Questo basta aggiungere un po' d'acqua, creare le varie forme, palline, schiacciatine, polpettine, qualunque cosa. Potete farle sia in forno o in padella ed è pronto. È un'idea di pranzo-cena comodissima, velocissima e ovviamente buonissima. Loro sono quello che chiama concentrato di piselli testurizzato, io li chiamo tipo macinato proteico, così ragazzi sono la mia droga, io adoro profondamente.
su Instagram vi ho condiviso quest'estate una ricetta che è facilissima, c'è cioè un'insalata con questi dentro che insieme al pomodoro si ammollano perché questi sono molto crunchy e si consiglia di consumarli un po' ammollati, quindi in teoria ci si possono fare dei brodi, delle zuppe, quindi magari delle creme si mettono dentro, danno più consistenza, ma io sinceramente li amo anche crudi, però don't follow me su questo. Mangiateli sempre un pochino ammollati. Mi piacciono un po' nell'insalata perché il sugo del pomodoro li condisce insieme all'olio e i vari liquidi dell'insalata e lo rende delizioso. Ovviamente d'estate, d'inverno, nelle zuppe, nelle creme, meravigliosi, adoro. Fonte di proteica eccelsa perché per 100 grammi hanno 60 grammi di proteine che è tantissimo, quindi anche per ottenere proteine da questi, cioè basta consumarne veramente pochi e adoro trovare delle fonti proteiche alternative, anche come vi dicevo nello scorso video per il mio rivisto approccio all'alimentazione. Ecco, una cosa che mi ha aiutato tantissimo nel, non dico fare una transizione, ma nel spostarmi verso un nuovo approccio, quindi l'approccio plant-based, è l'aver trovato tantissime nuove alternative, soprattutto le fonti proteiche, perché un tempo non ero consapevole di tutte queste, probabilmente neanche c'erano qualche anno fa, tutte queste novità, tutte queste possibilità, e quindi ricadevo sempre su quello che era la mia tradizione. Adesso, avendo conosciuto questo mondo, e veramente Coro per me ha giocato un ruolo fondamentale, perché tra i macinati proteici che ce ne sono veramente bizzeffe, tra tutti i vari sapori di tofu, perché questo è il mio preferito, ma poi ne hanno tantissimi, e tantissimi altri ingredienti, mi hanno veramente aperto un mondo. Ad esempio, ho scoperto un grande amore per il lievito alimentare, che non è lievito, ma è una tipo questa polverina che ha il gusto di Fonzies, ragazzi. È ovviamente fonte di proteine, in realtà è un alimento completo, anche carboidrati e grassi, ma poi ne basta veramente un pochino sulla pasta e dà il gusto del formaggio, che lo sapete, non c'è niente contro il formaggio, non c'è niente contro altre fonti proteiche, le uova, i latticini, ma neanche la carne, cioè, ecco, non vorrei che passasse questo messaggio che adesso sono io totalmente contro, no. Mi piace variare, mi piace divertirmi, gustare cose nuove. Mangio il parmigiano reggiano sulla pasta come mangio il lievito alimentare. È divertente. Non mi piace focalizzarmi solo su determinati alimenti e dire no, ma io non posso mangiare solo quello. Ed è bellissimo avere un po' questa flessibilità. Continuo con alcune cose che sto amando particolarmente, che sono la granella di nocciole già tostate. Queste sopra i porridge, eccetera, danno quel crunch, poi sono già tostate. E io non sono una grande amante delle nocciole, io preferisco più le mandorle, ma sono meravigliose, cioè troppo buone, troppo buone. Tipo nel mio overnight porridge sopra il caco sta una meraviglia, ma anche in abbinamento alle mele. Una cosa molto divertente che hanno sono gli anacardi di qualunque gusto, sapore, mix. Ce li hanno sia il naturale che per l'aperitivo, ad esempio questi qua sono alla paprika, ma li hanno anche dolci, alla vaniglia e fave di tonka. È un gusto molto delicato, ma sono veramente molto buoni. Per l'aperitivo Coro è una salvezza e super super divertente perché hanno un sacco di cose deliziose, tra cui alcune che vi voglio segnalare sono olive, banale, però queste sono particolarmente grandi e devo dire particolarmente buone, e questi cornetti di piselli sono ipersalati, questo è vero, però sono veramente super super gustosi. Una volta eravamo in macchina io e Jimmy, abbiamo aperto un pacco e l'abbiamo finito. Solo che per quanto poi sono salati, mi sono praticamente ritrovata il palato mangiato dal sale. Buono, ma non una grande esperienza. Insomma, per
per un aperitivo, guardate il sito di Coro perché spacca di brutto. Ho fatto una bella carrellata, alcune cose me le tengo per i prossimi video e basta.